Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo mukbang! Come potete vedere, oggi la cena l'ho ordinata dall'Hard Rock Café qua di Amsterdam, che ho scoperto durante il secondo lockdown, praticamente ha iniziato a fare consegne a domicilio e ho già ordinato diverse volte naturalmente perché amo l'Hard Rock, amo gli hamburger dell'Hard Rock, ma anche i mac and cheese, la cheesecake, insomma, adoro. Ma vi stupirò oggi, cioè mi ubriacherò oggi, quindi vi stupirò oggi, perché ho visto, ordinando così, mi sono resa conto che c'era anche la possibilità di ordinare da un ristorante che fa solo cocktail. E quindi che cosa ho preso? Ho preso non uno, ragazzi, ma ben due cocktail. Me li hanno spediti con, allora, ho preso una caipirinha. Tadà! Anzi, tolgo lo scontrino che magari è meglio. Ok, ho preso una caipirinha e poi ho preso un couch cocktails special con beef feeder, beh, una specie di gin, fresh, succo di lime fresco e banana. Ah, mi hanno dato anche addirittura tutte le cose per decorare i cocktail, ma chi se ne frega? Queste sono le due bottigliette e poi mi hanno dato anche questa busta piena di ghiaccio, ho il bicchiere pronto. Quindi io direi di iniziare direttamente così, ragazzi, tu vattene, io direi di iniziare direttamente così, con un cocktail, perché no? Voglio assaggiare questo, proprio a stomaco vuoto, gin, ma sì. Super professional che ci sia anche il ghiaccio, tra l'altro. Questo non è esattamente il bicchiere adatto ad un cocktail, ma questo è l'unico bicchiere che avevo, quindi ho solo quelli da vino praticamente. Se lo sentite in sottofondo, naturalmente c'è Gato Denver qui, non lo vedete, ma c'è. Forse se vi sposto la busta lo vedete, eccolo qua, pronto in prima fila, in pole position. Gato Denver, se dovesse cadere qualcosa dal tavolo mentre mangi, mammina, io ci sono, sono qua. Se mi vuoi dare qualcosa, per favore. Hanno mangiato 2 secondi fa, letteralmente, non hanno fame, cioè, tanto per capirci. Ragazzi, cin cin, cin cin, ubriachiamoci davanti alla videocamera, ma sì. Wow, questa sta tipo di Big Bubble, vi giuro, sta di gomma, non lo so, di gomma da masticare, buonissimo, sta tipo come il gelato al Big Bubble, cioè il gelato al puffo, ecco, ha lo stesso identico gusto del gelato al puffo. Beh, io con un sorso già mi giro la testa, non so più parlare, andiamo bene. Ma quindi, or dunque, arriviamo al dunque, qui c'è anche Gata Stellina che sta passeggiando, la vedrete. Allora, come al solito mi rendo conto di aver ordinato decisamente troppa roba, ma questa ormai è una cosa che di me sapete, penso, perché è sempre così. Ordino sempre un sacco di roba perché ho fame quando ordino e poi non riesco a finirla. C'è dell'altro? Sì, ci sono altre cosine qua dentro. Allora c'è pan grattato per i mac and cheese, presumo. Adesso vi faccio vedere. Poi mi hanno spedito. Ah, che carina, c'è la bustina con tutti i tovaglioli, con il logo dell'Hard Rock. Se siete mai stati ad Amsterdam, siete stati anche all'Hard Rock. So che è una meta tipicamente turistica, e le persone di qua non ci vanno, però anche abitandoci ogni tanto mi è sempre piaciuto andarci. Comunque mi hanno spedito praticamente il menù, che non ci interessa onestamente perché c'è anche online, quindi vediamo che cos'altro c'è. Ah, qui ci sarà la cheesecake. Scusatemi ragazzi se l'inquadratura non è ideale, io veramente per i mukbang non so mai quale inquadratura devo fare, se devo inquadrare me, devo inquadrare il cibo. Mi sta dando un fastidio che voi non potete capire il fatto che a tratti si veda dietro la pattumiera, che è una cosa che detesto, quindi non mi piace neanche vederla, ma purtroppo non c'è un altro posto dove io possa metterla in questa casa. Comunque, questo è, nel frattempo Audrey sta cercando di entrare nella busta, che, cioè nella borsa di plastica, Gatta Stellina, non ci stai, sei troppo grassa. Comunque, i gatti continuano ad essere a dieta, ma continuano a non dimagrire, quindi questa cosa non la capisco. Allora, comunque, qui abbiamo. Allora, questi non li ho mai presi. Ho preso i nachos con guacamole. Eccoli qua. Dov'è il guacamole? C'è, ve lo garantisco.
eccolo, ok, no, questo è pomodoro, il guacamole è qua, ok, beh, la porzione devo dire che è un pochino scarsa, non lo so, è un pochino scarsa, però è un antipasto, quindi onestamente ci sta. Non ho mai mangiato i nachos dell'Hard Rock, ma i nachos in generale mi piacciono molto, però non ho mai assaggiato nella mia vita il guacamole, cioè ho assaggiato l'avocado, come ben sapete amo l'avocado e so che il guacamole è a base di avocado, però so che ci sono anche altri ingredienti che non so se mi piaceranno onestamente, quindi lo assaggerò per la prima volta in videocamera con voi. Voi sapete che io sono una persona estremamente picky, in linea generale nella vita, nelle relazioni, ma anche nel cibo, e quindi, cioè nelle relazioni sono diventata picky adesso, ma nel cibo lo sono sempre stata, poi magari ne parliamo, e quindi per me è assolutamente raro, è molto raro che io assaggi qualcosa di nuovo, quindi capitemi che per me è uno step molto grande. Poi, dopo questa premessa allucinante, poi qui c'è, dovrebbero esserci i mac and cheese. Sì, ci sono i mac and cheese che io ho preso come, non come secondo, ma come contorno, però si possono prendere anche come primo piatto, in quel caso ti servono un piatto più grande e c'è anche il pollo alla griglia. Io invece appunto ho preso il contorno, che comunque è tantissimo, cioè le porzioni dell'Hard Rock di solito sono molto abbondanti, essendo un ristorante americano, di solito, poi non so se quando ti mandano a casa la roba comunque fanno porzioni grandi oppure no. Ragazzi, io sono già ubriaca, ve lo dico, io non bevo mai, cioè almeno in Italia facevo, anzi prima dei lockdown facevo gli aperitivi, poi dai lockdown vari non sono più abituata a bere e quindi mi sta girando la testa con veramente con tre sorsi, tipo non poco. Comunque ho pensato di fare un mukbang alcolico, così magari mi vedete al ticcia, perché non penso mi abbiate, forse in qualche video, Forse in qualche mukbang anche mi avete visto un po' al ticcia, però è una cosa parecchio rara. E qui mi sono già dimenticata che cosa ho ordinato, naturalmente qua c'è il cheeseburger, ci sono il cheeseburger e le patatine. Ragazzi, io ho dato precise istruzioni di mettermi nel cheeseburger solo carne e formaggio, se questi ci hanno messo qualcos'altro io veramente li uccido. È una cosa che fanno sempre al McDonald's, tra l'altro. No, mi sembra che ci sia solo carne e formaggio. Ok, sono salva. Ok, no, vi giuro, se ci mettevano i cetriolini, i pomodori, la lattuga, quello che è l'insalata, io non sopporto. Ok, non guardate quest'unghia che è terribile, ma ho appuntamento nel nail salon dopodomani, quindi lasciate perdere la mia unghia, terribile, però sì, questo è il panino. So che non sembrerà bellissimo, però a me piacciono così, simple. Una cosa in cui mi rivedo tantissimo, cioè in Trisha Paytas, mi rivedo tantissimo, perché lei ogni volta che fa i mukbang chiede sempre di non metterci la salsa, sempre di non metterci niente, li prende sempre plain, non prende mai la salsa, e per me è lo stesso, è tipo non ho mai conosciuto nella mia vita qualcuno che fosse esattamente come me. Comunque, buon appetito ragazzi, iniziamo con il cheeseburger. Il mio trucco ovviamente, ragazzi, da questo momento in poi ovviamente si rovinerà completamente, non facciamoci caso. Però gli hamburger dell'Hard Rock sono, cioè, io di hamburger veramente ne mangio pochissimi, non mangio tantissima carne, ma solo per gusto personale, non perché io sia vegetariana assolutamente, altrimenti non mi mangerei un hamburger, però mangio molto raramente gli hamburger, ma se li mangio solitamente sono dell'Hard Rock, il posto in cui devo mangiare l'hamburger. Ad esempio il McDonald's non ho mai, cioè non penso di aver mai mangiato un hamburger da McDonald's se non in un video con voi. Comunque molto molto buono. In realtà volevo assaggiare, vabbè, una patatina, volevo assaggiare, non vi ho fatto vedere, cioè tutto all over the place in questo video, vabbè, qui c'è la cheesecake, ve la faccio vedere dopo. Volevo assaggiare subito i nachos con il guacamole, che io purtroppo, come tutte le cose, cioè il 90% delle volte nella mia vita
diciamo il 75, dai, per essere onesti. Sì, amore mio. Il 75% delle volte nella mia vita che io ho assaggiato qualcosa di nuovo, non mi è piaciuto. Quindi ho sempre veramente paura e panico nell'assaggiare qualcosa di nuovo. Non vi sto neanche a dire i problemi che io ho sempre avuto. Non leccarmi i piedi. I problemi che io ho sempre avuto nella mia vita quando mi invitano a cena, perché non mi piace mai nulla, poi mi devo sforzare a mangiare, è terribile. Io cerco sempre di informarmi prima su che cosa ci sarà, in modo da poter mangiare prima, non sto scherzando. Mangio prima per poi andare ed essere già quasi sazia perché so che non mi piaceva nulla. Comunque, vabbè, questo è un piccolo riassunto della mia vita. Assaggiamo, il guacamole c'è, ragazzi, ok? C'è, non mi dite che devo pucciare e metterci 10 kg, ok? C'è. Devo mangiarne ancora un po' perché onestamente non ho capito. C'è qualcosa che non mi piace qua dentro, ma non riesco a capire che cosa. Allora, vedo un pezzetto di avocado, quindi ne prendo un po' di più. Qui c'è qualcosa che non mi piace. Cioè, l'avocado c'è e mi piace, ma c'è qualche altro ingrediente. Non ditemi che c'è il cetriolo, vi prego. Oh mio Dio. No, vabbè. Ok, ragazzi. Io ho paura che ci sia del cetriolo qua dentro. I cetrioli mi fanno... Scusatemi, io lo so che non dovrei dirlo, però veramente mi fanno schifo. C'è una cosa che non sopporto. Se non c'è il cetriolo, c'è qualcos'altro qua dentro che non mi piace. Abbiamo appurato che non mi piace il guacamole. Lo so, sono un disastro, ragazzi. Vabbè. Come al solito me li mangio così, senza niente. Mi piacciono i nachos con la salsetta piccante con il formaggio, però adesso ho scoperto che il guacamole decisamente non fa per me. Comunque, se mi vedete che sto... Allora, dovete sapere che io, questa cosa strana, io non sudo da nessuna parte. Ma perché vi sto dicendo tutte queste cose? Ma io non sudo da nessuna parte se non sul labbro superiore, cioè sopra il labbro superiore, ok? Nella parte tra il naso e il labbro superiore. Lo so, è stranissima questa cosa. Io sudo praticamente solo lì, e quindi se vedete delle goccioline in questa zona, ok, scusatemi, ma ci sono tipo 750 gradi qui ad Amsterdam, no? Non è mai arrivata la primavera. C'era l'inverno, tutto ad un tratto è arrivata l'estate con 30 gradi. Io non so più che cosa devo fare perché qui non ho l'aria condizionata. Dovete sapere che l'aria condizionata nei Paesi Bassi, in Olanda, ad Amsterdam, ok, in tutto il paese, non è una cosa che si mette di default nelle case, ok? Cioè io nel mio appartamento, scusate, nel mio appartamento a Trieste, io cerco di mangiare decentemente, ma è sempre un mukbang, quindi devo mangiare e parlare. Nel mio appartamento a Trieste io ho cin. Io ho l'aria condizionata, l'ho messa principalmente per me, per quando ci abitavo, ma anche perché sapevo che l'avrei data in affitto e comunque è bello avere l'aria condizionata. Quando ci sono fuori ci sono 45 gradi, cioè devi averla, ok? Mentre qui non è una cosa appunto che si mette di default, perché quasi sempre le estati qui non sono calde come da noi. Io molto spesso ho il riscaldamento acceso, in estate anche, però arrivano quelle ondate di calore che tipo se non hai l'aria condizionata veramente, cioè muori. E questa è l'ondata di calore in cui io sto morendo, ok? Quindi ho dovuto aspettare le 9:30 di sera, non so neanche che ora sia, saranno le 9:30, e sì, qui c'è il sole praticamente fino alle 11. Ho dovuto aspettare le 9:30 per filmare perché prima, ragazzi, stavo morendo dal caldo, quindi devo un attimino vedere se prendere l'aria condizionata e pagarla io e installarla qui, ammesso che ci sia, perché l'appartamento comunque è nuovo, quindi... Penso che sia predisposto, spero, per l'aria condizionata. Altrimenti devo comprarmi tipo quei cosi portabili che non sono bellissimi da vedere, tipo quei carretti che ti buttano fuori aria fredda. Non mi fanno impazzire, preferirei avere il classico, cioè quel classico coso che metti sul muro.
Già non mi vengono le parole di mio, figuriamoci quando bevo se mi verranno mai le parole, ok? Però quel coso io vorrei averlo sul muro, non vorrei prendermi quel coso sulle rotelle che, cioè, non lo so, e poi non rinfresca neanche bene perché rinfresca una stanza, ma poi tutte le altre no. Quindi devo un attimino vedere se, perché io sono in affitto, come ben sapete, quindi devo un attimino vedere se il landlord, l'affittuario deciderà di mettercela oppure no, altrimenti devo in qualche modo devo ingegnarmi perché se l'estate sarà così calda, ragazzi, io onestamente non so come fare, io il caldo non lo sopporto, sono venuta a vivere in Olanda perché non sopportavo il caldo, cioè non per questo, però non sopportavo il caldo in Italia, vengo qui e comunque mi trovo 45 gradi. Sarà che dopo aver fatto, cioè io veramente quando ho fatto il test del DNA, che poi era per una collaborazione qui su YouTube, quindi per puro caso ho scoperto di avere una grossa percentuale, perché era tipo metà balcanica e l'altra metà scandinava, e io da lì ho capito tante cose, cioè ho capito perché non sopporto il caldo, perché non, cioè, non sono programmata, il mio DNA non lo sopporta, ok? Quindi sto soffrendo, ragazzi, veramente non poco, ma questo cocktail rinfrescante con il ghiaccio è veramente la salvezza. Io dovrei fare tutti i mukbang così ubriacandomi, è fantastico. Adoro il mio lavoro, cioè io amo il mio lavoro, veramente io amo il mio lavoro. Cin, se non mi strozzo prima. Comunque, ragazzi, oggi ho le scatole particolarmente girate e visto che sono praticamente ubriaca e sono senza filtri in questo momento, vi racconterò. Ho le scatole particolarmente girate perché ci sono due mie amiche che stanno passando o hanno appena concluso comunque una relazione veramente tossica con degli uomini che le trattano male e io le conosco, loro sono delle persone meravigliose, cioè, a parte che sono strafighe, ma sono delle belle persone dentro. E il fatto che ci siano uomini che le trattano così, mi fa sta rabbia dentro. Sarà che io stessa ho passato queste cose, ma mi fa imbestialire questa cosa, cioè mi esce proprio l'istinto omicida, capito? Cioè, quando fai, che tra l'altro non me la prendo quando uno si comporta male con me. Ma se tocchi le mie amiche, cioè io ti ammazzerei, cioè vi giuro, io questi, meglio che non li veda, perché se li vedo, ovviamente non alzerei mai le mani, perché cioè, fisicamente proprio sarebbe una barzelletta, però io li asfalto a parole, capito? Cioè io li asfalto, cioè non riesco proprio a sopportare quando vedo mie amiche che io conoscendole so che si meritano tanto e non riesco proprio a capacitarmi del fatto che sopportino di avere accanto degli uomini che le trattano così. Che poi io sono stata purtroppo la prima, quindi per questo ne parlo di queste cose perché è importante che si sappia chi sono i manipolatori, come si comportano. Come fare per evitare di cadere nelle loro trappole? Perché vedo che è un problema. Come dire, super attuale. Cioè, come se tutto ad un tratto io mi rendessi conto, forse perché ho avuto a che fare con dei narcisisti, ma dopo che ci hai avuto a che fare, ti rendi conto dei comportamenti di alcune persone e li riconosci. E avere veramente delle amiche che stanno soffrendo a causa di questi non idioti mi fa una rabbia che non potete immaginare, veramente non potete immaginare. Io ultimamente, veramente, da quando sono single, che ormai è un anno e mezzo, ok? Ovviamente ho visto delle persone, ovviamente, però cioè, posso dirvi la verità, anche qui, ok, se non tiro giù la telecamera con i piedi, perché io sto molto comoda in questo momento, cioè sono arrivata ad un punto che
Praticamente ho paccato alcune persone perché mi rendevo conto che non erano esattamente quello che cercavo, nel senso che avevano dei tratti che potevano ricordarmi alcuni comportamenti narcisistici e io blocco subito, cioè sparisco, cioè, perché ho imparato che sorso per dire la verità, ok? Ho imparato che bisogna essere molto selettivi nella vita, nelle amicizie in generale, in tutto, in amore, bisogna essere molto selettivi. E se tu sai di essere una persona onesta, buona, fedele, con empatia, capace di amare, eccetera, devi anche sapere che non ti devi accontentare. Perché quando trovi qualcuno che non ti tratta come tu meriti di essere trattata, e ci meritiamo tutte, tutti, anzi in generale non solo donne, tutti ci meritiamo di essere trattati bene, se qualcuno queste cose non è capace di dimostrartele, o comunque in linea generale, se non incontro qualcuno che sa, cioè perché, allora ok, riuscirò a fare un discorso sensato, vi giuro, la mia vita è completa così com'è, perché io per essere completa non ho bisogno di nessuno. E se la società via ci ha insegnato che noi donne per essere complete dobbiamo avere una famiglia e dei figli, non è così. Ognuno decide quello che vuole dalla vita, ok? Non che questo non mi interessi, però è un discorso che va al di là. Se io so quanto valgo, non mi accontenterò mai di qualcuno che non mi tratta come io meriti di essere trattata. Per questo che sono diventata molto esigente, non lo sono mai stata nella mia vita, cioè veramente mi facevo andare bene, anzi supplicavo per il minimo sindacale. Infatti dovrei fare il trend di TikTok in cui mi giro così ogni volta che ci penso, perché veramente. E dopo che ti rendi conto di questo, dici, cioè, ma no, diventi talmente appunto selettiva o diventi talmente esigente che se non arrivi alle mie aspettative non ti voglio manco avere vicino. E quindi, ma io ve lo dico da persona che purtroppo si è fatta bastare e ha supplicato per il minimo sindacale, ok? Cioè proprio il peggio del peggio, per cui mi devo ancora perdonare, per cui nel momento in cui tu arrivi a capire che la tua, che la, cioè io sono arrivata a capire, ma so che anche per tanti di voi è così, vi state rendendo conto, vi siete resi conto di questo in passato o sta succedendo, lo so perché me lo scrivete. Se vi rendete conto del valore che avete, del fatto che avete una vita meravigliosa e quando qualcuno entra nella nostra vita deve essere capace di portare un qualcosa in più, cioè deve arricchirla, altrimenti ciao, cioè nel senso, no? E vi dico che appunto io sono arrivata a pensarla così dopo che nella mia vita non sono mai stata così, quindi probabilmente era ora. Anzi, vi dirò la verità, io sto bevendo e non sto mangiando in questo video, tra l'altro, che avevo una fame terribile, ma poi inizio a bere, ciao. Ci tengo a precisare che non è un discorso di, non mi viene la parola, comunque non è perché io mi sento migliore di altri, semplicemente non devo, non dobbiamo, perché ovviamente sto facendo un discorso per tutti quelli che mi scrivono, che si trovano in questa situazione o che ci sono passati. Dobbiamo capire il nostro valore e non accettare nulla che non arricchisca la nostra vita, che non la renda migliore. Questo è il fatto, è questo che io veramente auguro a tutti voi che mi seguite, a tutti voi che mi seguite, di rendervi conto del valore che avete, perché queste due mie amiche sono oggettivamente bellissime, ok? Non posso dire lo stesso per i fidanzati, ma non si guarda, cioè non si guarda quello. Noi donne per prime non guardiamo l'aspetto fisico per primo. Ma loro sono splendide, cioè queste due mie amiche sono bellissime, hanno un cuore grande, sono delle persone belle, sono delle persone che sanno amare davvero, che sono capaci di perdonare. E hanno a fianco delle persone che non si meriterebbero neanche di
veramente di respirare la stessa aria che respirano loro. E io vorrei tanto che loro si rendessero conto di quanto valgono, però è un cammino difficile, è una cosa lunga, ci vuole del tempo. Però sì, oggi, cioè, oggi sono proprio inviperita di brutto, perché se mi capitano veramente, se io li vedo questi, ripeto, li asfalto a parole, ed è una cosa che io ho fatto, eh. Mi ricordo, una delle mie migliori amiche all'epoca stava veramente con un narcisista fuori di testa. Mi ricordo di avergli scritto un messaggio, però l'ho chiamato, gliene ho dette di ogni. E lui, zitto, zitto! Era intimorito da me, particolarmente aveva paura di me. E lui, zitto, no. Cioè, non ha negato nulla, zitto! E poi quando l'ho visto, una sera che ovviamente in un locale, tutti un po' alticci, lui particolarmente, viene da me e mi dice, ma secondo te, Nicole, ma secondo te io sono uno stronzo? E io l'ho guardato e gli faccio, beh, evidentemente ti viene naturale. Cioè, nel senso, cosa vuoi che ti dica? Certo che lo sei. Cioè, voglio dire, cosa ti sei? Mi ricordo che cioè, è rimasto così e da lì non l'ho più sentito, né visto, sparito. Quindi, se io le faccio queste cose, non difendo me stessa, paradossalmente non mi arrabbio quando appunto i torti li fanno a me. Perché, dove ho messo i tovaglioli? C'erano, erano qua, dove li ho messi? Li ho trovati. Ma comunque sì, chiudiamo questo capitolo. Mi gira la testa in modo assurdo. Non riuscirò mai a mangiare tutto questo cibo. Non so perché prendo, cioè veramente io ho una fame terribile quando ordino il cibo e penso sicuro questo lo finisco, sicuro, poi comunque finisco quello che ordino, ma tipo in 3 giorni lascio lì e poi mangio con la calma. Comunque sì, paradossalmente io non mi arrabbio quando se la prendono con me, questo è un po' il mio problema, io devo, cioè veramente devo imparare ad arrabbiarmi perché non mi viene. Automatico dovrebbe, non mi viene quando qualcuno si comporta male con me. Però se ti comporti male con le mie amiche, cioè devi aver paura di me, veramente. Ma non perché appunto fisicamente farei qualcosa, ma perché io a parole ti distruggo. Sarà il mio segno zodiacale che è scorpione, sarà il mio ascendente che è sempre scorpione, ma io ho questa cosa per le ingiustizie, che vi giuro. Mi batterei proprio fino alla morte per una cosa in cui credo. Comunque, altra novità, sto organizzando un viaggio, cioè sto organizzando diversi viaggi. Numero uno, ho il viaggio che ho rimandato per ben 2 volte, che farò il prossimo autunno. Numero uno, e quello è uno, perché sarò già vaccinata, questa volta non ci saranno intoppi, evviva. Numero uno. Numero due, sto progettando un viaggio quest'estate da sola, che non sarà il mio primo viaggio da sola, perché devo entrare nelle buste. Non sarà il mio primo viaggio da sola, perché comunque ho viaggiato per lavoro. Però questo sarà un po' un viaggio più importante per me, perché farlo da sola per me avrà un significato enorme, ma non vi anticipo altro. E poi penso che andrò anche in Sicilia in agosto per qualche giorno perché voglio troppo tornarci. Sono un sacco di cose che ancora devo vedere e veramente mi è rimasta proprio nel cuore quella terra, cioè la Sicilia mi è rimasta nel cuore. Sarà che con la mia amica, la famiglia della mia amica, mi sono trovata talmente bene, cioè che mi sono sentita talmente a casa che vi giuro. Non vedo l'ora di ritornarci, non lo so, ragazzi siciliani, potete adottarmi, cioè vi giuro, io veramente amo la vostra terra, ve la invidio tantissimo. Poi il mare, le spiagge che avete in Sicilia, ma anche in Sardegna, perché sono stata anche in Sardegna, è mamma mia, ragazzi, cioè veramente. Se, sappiate che tutta l'Europa mi invidia, perché anche qui tutti invidiano le spiagge della Sicilia e della Sardegna, sappiatelo, sappiatelo. Ragazzi, non ho fatto l'anteprima, questo è un problema. Dovevo farla con l'hamburger. Vedete cosa succede se mi bevo un cocktail?
il primo cocktail è andato e questo risultato non l'ho fatto l'anteprima. Ok, proviamoci. Mi inventerò qualcosa nel montaggio. Magari così. Forse con il nacho. Perché i miei capelli mi sembrano sempre piatti? Perché sono cieca e non riesco neanche a vederlo, il monitor della videocamera? Vabbè, cioè, veramente, lo so che devo mettere gli occhiali, ma mi sto rifiutando. Ok, può andare, spero. Comunque sì, mi sto rifiutando di mettere gli occhiali perché l'oculista mi ha detto che se non li metto non è che mi peggiora. Quindi non sono un po' fregata. Vabbè, ogni volta che gioco alla PlayStation c'è di mezzo che mi dice glasses, occhiali. E io sì, boh, non mi servono, non vedo niente. Comunque ragazzi, altra cosa che vi volevo dire. Sono molto arrabbiata con voi, molto arrabbiata con voi. Non è vero, non potrei mai essere arrabbiata con voi. Però, da quando sto facendo video su TikTok, che tipo uno è andato virale e ha fatto 600.000 visualizzazioni in 2 giorni, cioè robe assurde. Comunque, da quando sto facendo video su TikTok, tutti i commenti che ricevo su TikTok, e ve lo giuro, cioè andateveli a leggere, ok? Trovate il link al mio TikTok, questo del Mox Informazione, lo trovate ovunque su Instagram. Andatevi a leggere, tutti i commenti dicono questo. Nicole, finalmente ti ho ritrovata, io ti adoravo, ti seguivo sempre, t'ho persa, finalmente ti ho ritrovata qua su TikTok. Ragazzi miei, io non ho mai smesso di fare video. Ci sono sempre stata, mi scrivono al passato, io ti amavo, finalmente ci sei di nuovo, ti avevo persa. Ragazzi, se voi non vi iscrivete al canale, ok? E non cliccate sulla campanella, prima o poi mi perdete, perché purtroppo YouTube è fatto così. Se ormai neanche più seguire una pagina, cioè neanche più essere iscritti ad un canale, significa che vedrai i video di quella persona. Quindi dovete iscrivervi e attivare, cliccare sulla campanella, ragazzi, perché altrimenti i miei video, il mio canale, di conseguenza me stessa medesima, mi perderete, ok? Perché YouTube purtroppo è fatto così, quindi è inutile che mi scrivete, oddio Nicole, sono così felice di aver ritrovata, cioè io vi amo con tutto il mio cuore, vi adoro veramente, cioè siete la mia vita, però se voi attivate la campanella non mi perdete nei meandri di internet, capito ragazzi? Quindi, cioè, che cosa vi devo fare io? L'avevo scritto pure per un periodo nel box di formazione di attivare la campanella, quindi adesso prendete, cliccate su iscriviti, se ancora non l'avete fatto, cliccate su questa campanella, perché non voglio più sentire che mi avete perso, ok? Che mi avete ritrovata, perché io non sono andata da nessuna parte, ci sono sempre stata, ok? Preso la forchetta, il tavolo è un casino, ragazzi, scusatemi, preso la forchetta, comunque adesso assaggiamo i mac and cheese, praticamente non ho più fame, però questi sono strabuoni, comunque non vi preoccupate, io se c'è una cosa che io detesto, molto spesso me lo dite, che io butto il cibo, ma chi mi conosce sa che è una cosa che io detesto, mi hanno cresciuta proprio con l'idea che il cibo non si butta mai, quindi io lo lascio sempre lì, o ho delle persone a cena, quindi lo condivido poi, oppure lo mangio il giorno dopo, ma io no, cioè, se c'è una cosa che detesto è buttare via il cibo, ok? Quindi non vi preoccupate, che quello che io avanzo qui poi me lo mangio domani, non butto via nulla, no? Giusto piccola parentesi, non voglio mai rispondere a chi mi attacca dicendo queste cose, però volevo farlo, ok? Quindi devo metterci in realtà il pane grattugiato sopra, non ho finito l'hamburger, ho lasciato un pezzettino ragazzi, ma altrimenti veramente non riesco più a mangiare nulla. Comunque io direi direttamente nel bicchiere dell'altro cocktail andiamo ad aggiungere la caipirinha, ragazzi, che di solito io bevo alla fragola, questa invece è con succo di lime fresco e menta, quindi è praticamente un mojito, ok? Ma i cocktail devo dire mi piacciono tutti,
L'unica cosa alcolica che io detesto veramente, non, cioè non berrei mai, sul mio cadavere potete passare la birra. Io la birra non la berrei mai, non so come facciate a berla, chi di voi la beve comunque. Cin cin con la nostra caipirinha mojito. Oh wow! Ammazza quanto rum! Ci hanno messo un sacco di rum, è praticamente solo rum! Oddio! Comunque, ragazzi, aiutatemi! Devo andare a togliere il dente del giudizio, ok? Allora, io ve l'avevo detta sta cosa e sono tipo 10 anni che sto rimandando questa operazione, ok? Il mio dente sta crescendo, no, dov'è? Da questa parte, è sotto la gengiva, non si vede, è completamente nascosto e cresce così, verso gli altri denti sta crescendo, quindi praticamente ho una sacca d'aria che potrebbe cariarsi perché non riesco a pulirla, così mi hanno detto, c'è cioè tipo una sacca, un vuoto, non lo so, ho capito. In più questo dente sta appoggiato al dente accanto, quindi potrebbe cariarlo. In più avevo la stessa identica cosa anche dall'altra parte. Oltre 10 anni fa sono andata a toglierlo, è stata l'esperienza più traumatica della mia vita. Ho avuto problemi alla mandibola, mi faceva male per settimane. Mi ero gonfiata con un criceto e mi hanno detto... Però questo era quello meno problematico, capito? Quello più problematico lo togliamo dopo. E quel dopo è diventato tipo 12 anni che io sto rimandando sta cosa, fatto sta che devo andarlo a togliere adesso, cioè tra poche settimane. E sono terrorizzata, ragazzi, ve l'ho detto anche su Instagram. Alcuni di voi mi hanno tranquillizzata, la maggior parte di voi mi ha messo ancora più ansia perché avete condiviso con me delle esperienze che forse era meglio se non condividevate perché mi avete messo ancora più ansia, quindi forse per la prima volta forse era meglio se io non ve l'avessi chiesto. Comunque, ve l'ho chiesto e mi avete messo tipo l'ansia ancora più grande e quindi io sono terrorizzata. Ma non del fatto che mi devo togliere sto dente, perché se c'è una cosa che ormai avete capito di me, perché ve la dico sempre, è che ho... Ok, mangia prima. È che ho una soglia di sopportazione molto alta, ok? Una soglia del dolore molto alta. Quindi io non ho paura delle anestesie, non ho paura di stare dal dentista, cioè non me ne frega niente. Se mi fate 500.000 iniezioni di anestesia, io non sento niente, sto tranquilla. Quello che mi preoccupa è il dopo, cioè non voglio avere quei dolori alla mandibola, mascella, mandibola, non so mai che cosa sia la mascella, che cosa sia la mandibola, ok? Però non voglio avere quei dolori per settimane, non voglio gonfiarmi come un criceto, voglio stare bene, anche perché poi... dopo che mi opero, dopo 4 giorni, mi sono data solo 3 giorni, mi sono data tre, no, sì, 4 giorni di tempo mi sono data per riprendermi, perché poi il quinto giorno prendo l'aereo con mia mamma e viene pure lei in Olanda, quindi io devo stare bene, ok? Tra l'altro, altra cosa, altra domanda che io ho, che già vi ho fatto su Instagram, ma vorrei farvela anche qui, io devo fare il vaccino. E dopo 48 ore, cioè la prima, mi hanno detto che mi fanno o il Pfizer o il Moderna, ancora non so quale dei due. So già però le due date delle due, prima e seconda dose. Però io ho il vaccino e dopo 48 ore devo partire per l'Italia. Questo significa che devo fare il vaccino, il giorno dopo devo fare il tampone e poi devo partire per l'Italia. Quanti di voi hanno avuto effetti collaterali e febbre nei primi giorni? Perché io tipo dovrei stare bene, perché devo partire per l'Italia, devo fare il tampone, devo partire per l'Italia. Non devo avere nessun tipo di effetto collaterale, quindi speriamo la maggior parte. Allora, quando ve l'ho chiesto su Instagram, la maggior parte di voi mi ha detto: Nicole, io ho avuto soltanto un po' di dolore al braccio nella zona dove mi è stata fatta l'iniezione, ma niente di che. E quindi questo mi ha un po' tranquillizzata. Il problema è che tantissimi mi hanno detto anche Nicole, io il primo giorno ho avuto un po' di spossatezza, febbricciola così e spero che non mi capiti i primi giorni perché se mi capita poi veramente viaggiare, andare in Italia diventa un buon problema perché devo stare a Trieste, poi devo andare a Milano. Quindi devo stare bene, quindi spero di non entrare tra quelli che hanno avuto degli effetti collaterali. Quindi fatemi sapere, ve l'ho chiesto su Instagram, ma ditemelo anche qui, cioè se avete fatto il vaccino. Scrivetemi quale avete fatto, che su Instagram non ve l'ho chiesto, ma è una cosa importante. Che vaccino avete fatto, se l'avete fatto, ovviamente.
quale vaccino avete fatto e quali sono gli effetti collaterali che avete avuto. Ma non scrivetemi solo se avete avuto gli effetti collaterali, scrivetemi comunque, anche per dirmi Nicole, io non ho avuto effetti collaterali, perché se io mi vedo nei commenti solo Nicole, questo è stato il mio effetto collaterale, questo è stato il mio, io inevitabilmente penso che per forza qualcosa mi arriverà, quindi tranquillizzatemi, vi prego, comunque. Non vedo l'ora di farlo il vaccino. Mi avete chiesto perché? Perché lo faccio? Perché voglio poter tornare ad un concerto, voglio poter tornare a viaggiare senza farmi mille tamponi, voglio poter tornare a visitare mia nonna senza aver paura di contagiarla, vorrei non dover più indossare la mascherina, vorrei stare tranquilla, quindi questi sono i motivi per cui mi vaccino, perché voglio tornare ad una vita normale. E non voglio che le persone muoiano, cioè mi sembra logica come cosa, no? Che cosa c'è? Che cosa fai tu là? Perché ti fai vedere il sederone in videocamera? Davvero? Davvero, gatta stellina? Basta. La stellina fa un miau ed è già tantissimo. E questo era un miau bello intenso. Stavo per rovesciare il bicchiere, benissimo. Io adesso passerei, onestamente, passerei alla cheesecake, perché se c'è, sta cadendo tutto, io ubriaca, manco mi rendo conto. Perché dovete sapere che se c'è una cosa, se non mi seguite ancora da un po', c'è la mia voce da ubriaca con un cocktail e un quarto, veramente, ma si può. Se c'è una cosa che forse non sapete ancora di me, se non mi seguite da tantissimo, io ho sempre spazio per il dolce, ok? Posso essere sazissima per il salato, cioè proprio non ce la faccio più, però per il dolce c'è sempre spazio, quindi cheesecake. Tada! Preparato il piatto. Dovrebbe esserci anche la salsetta da qualche parte alla fragola per la cheesecake. Perché non c'è? Perché non c'è? A parte che si sta già facendo buio, ragazzi, io non so da quant'è che sto filmando, però io mi aspettavo la fragola della cheesecake. Doveva esserci. C'era prima. Trovata! Ta-da! La fragola. Mi sembrava strano che mi dessero la cheesecake senza la fragola. Io ma posso ridere da sola perché mi cadono le cose? Io, ma posso veramente essere ubriaca dopo un cocktail? Cioè non si può vedere, veramente non si può vedere. La me ventenne si vergognerebbe a vedere la me di oggi, non sto scherzando. E questa è la nostra cheesecake, ragazzi. Nanan, ta-ta-ra. Assolutamente c'è sempre spazio per il dolce. Comunque, altra cosa che mi sta balenando in testa, lo so, già me l'avevate sconsigliato, però mi piacciono tantissimo i piercing microdermal. Oh, gatto Denver, gatti passeggiano così. Ah, oh, vedete anche gatta Stellina, vabbè, me ne sto rendendo conto adesso. Comunque, mi sta tornando l'idea di farmi un piercing microdermal, in particolare. Mi piace tantissimo qui, perché si vede soltanto il brillantino, non ci sono, cioè non c'è il foro d'entrata e il foro d'uscita, c'è solo appunto il foro tra virgolette d'entrata, quindi c'è solo un brillantino, perché viene messa una placchetta sotto pelle, un'ancora tra virgolette, e poi appunto si vede solo il brillantino. Mi piace tantissimo sia qui che sul polso, non lo so, però me l'avevate sconsigliato in tantissimi. Ricordo che anni fa mi era venuta questa malsana idea di farlo e mi avete sconsigliato perché è scomodissimo. Però mi piace tantissimo. C'è qualcuno di voi che ha un piercing microdermal e mi può raccontare la sua esperienza? Vale la pena, non vale la pena? Dopo qualche anno non puoi più, cioè ti danno fastidio, devi toglierli. È un problema perché poi devi toglierlo sempre dal piercing, non puoi farlo da solo. Consigliatemi, vi prego, perché mi piacciono troppo. Gatta Stellina, non so che cosa stia facendo lì. Ho sentito questo rumore, lei che praticamente sta cercando di entrare nella borsa, ma visto che è minuscola, non ce la farà mai. È troppo buona, super cremosa. Adoro. Comunque,
Ieri non ho caricato un video ed è un periodo in cui la negatività continua ad essere molto presente. Dico che non è semplice, specialmente quando ti esponi, esponi le tue idee, eccetera. C'è sempre una grossa fetta di insulti o comunque di commenti molto poco piacevoli che vanno a comunque a toccarmi personalmente e quindi per me a volte diventa difficile mettermi davanti alla videocamera, vi sto parlando proprio con il cuore in mano, quindi se qualche volta salto un video, evidentemente per me è troppo e non riesco a gestirlo, quindi mi devo allontanare da tutti i social. È una cosa che ho imparato a fare ultimamente, perché mi sento sempre molto in colpa se per un giorno salto un video, so che lo aspettate, quindi mi dispiace molto, ma ho imparato che per il mio bene, in determinati momenti devo proprio staccare completamente e dimenticarmi dell'esistenza dei social, perché essendo io una persona molto sensibile, o comunque mi prendo tutto molto a cuore, e poi non riesco a capacitarmi della cattiveria delle persone, la cosa che più mi aiuta è staccare completamente. E quindi se qualche volta appunto vedete che non c'è un video è principalmente per questo. Quindi vi chiedo sempre di se un video vi piace, se una foto vi piace, qualsiasi cosa, ditemelo. Scrivetemi qualcosa perché davvero quando c'è un commento brutto, la cosa che ti aiuta, che mi aiuta, è trovarne tanti altri positivi. Non pensate mai che il vostro sia scontato perché ne ha tanti. Non è così. Molto spesso quando ho bisogno proprio di una rassicurazione, eccetera, e mi arriva un commento e vi rispondo anche tante volte, vi dico grazie perché ne avevo proprio bisogno, cioè a volte ne ho proprio bisogno, quindi non pensate che perché vedete che no influencer, o parlo per me, magari ho tanti commenti, dite ah, vabbè, uno più uno meno. No, non è così, ragazzi, non è così. Quando ti arriva un messaggio di insulti, offese, o comunque un messaggio pieno di cattiveria, che non significa per forza che ci siano insulti ed offese, ma pieno di cattiveria, è veramente importante per noi influencer, per me, vedere i vostri commenti invece positivi che ti tirano su, cioè è tanto importante e non ne ho mai avuto bisogno quanto in questo periodo, ragazzi, perché in questo periodo, ve l'ho detto più volte, le persone buone sono diventate più buone per come la vedo io, ma le persone cattive sono, cioè non hanno freni, è veramente una situazione quasi diventata ingestibile per me online, nel senso che a volte leggo, vedo delle cose, devo proprio staccare perché altrimenti continuo a pensare alla cattiveria delle persone, non riesco a capire come si possa essere così e parto nel mio solito loop in cui non mi capacito di come possano essere alcune persone. Il problema è che la stessa cosa io ce l'ho quando guardo i crime documentaries, tipo i documentari basati su storie vere di crimini, omicidi, eccetera, eccetera. Io sono lì, vi giuro, per ore e ore e ore che penso, non riesco a capacitarmi, come si fa ad essere così, come si fa a dire così, non riesco, non riesco, non. Io devo capire che non tutti nella vita sono come me, purtroppo. E quindi sì, faccio difficoltà, quindi a volte se vedete che non c'è un video, se vedete che mi allontano per qualche ora dai social o per qualche giorno, è principalmente per questo. Comunque sono le, non so se riuscite a vederlo, le 22:25, qui c'è ancora cioè c'è ancora luce fuori. È incredibile, lo so, ma alle 22:25 io sto filmando con la luce naturale, non ho luci, non ho nulla. E, sì, qui il buio arriva più o meno a questo punto dell'estate, all'inizio giugno arriva più o meno alle 23, ma ancora a mezzanotte si vede un pochino di luce verso il nord, però le giornate si stanno ancora allungando, quindi cioè, tra un mese adesso ci sarà ancora più luce, cioè lo so, è pazzesco. Quindi ragazzi, io a malapena sto riuscendo a finire questa cheesecake che è deliziosa, ma sono stra sazia, ma sicuramente la finisco perché è troppo buona.
Quindi ragazzi, questo è tutto per il video di oggi. Io sono ufficialmente ubriaca, quindi lasciamo stare. Spero che vi sia piaciuto. Scusatemi se ho parlato a macchinetta, ma io veramente, evidentemente, con un cocktail e mezzo non ragiono più. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio enorme. Aspettate che mi avvicino per abbracciarvi perché adesso siete troppo lontani. Eccomi, siete pronti per l'abbraccio? Abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto sempre puntuali domani alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.